Cari amici bianconeri, ciao da Simone Absim. Che goduria, ragazzi, che goduria! Che vittoria straordinaria all'ultimo secondo. Ancora più bella, mamma mia. È stata una partita veramente tosta questa col Milan, vinta 2-1. Se notate, non ho perfettamente la mia voce. L'ho persa un po', l'ho lasciata nelle emozioni di questa partita, nella rabbia, nelle esultanze, nell'incitamento ai ragazzi in campo quando sembrava che stesse andando veramente malissimo, veramente, veramente come non doveva andare assolutamente. È difficile fare un'analisi di questa partita, secondo me. Dico solo che sono schifato. Per la reazione dei milanisti, per la reazione dei giocatori del Milan, che è indecorosa e vergognosa sotto ogni punto di vista. Hanno fatto una rissa vera e propria attorno al giudice di porta, attorno all'arbitro. Li hanno costretti a spostarsi di 5-10 metri, dalla loro posizione, perché li hanno accerchiati in una maniera vergognosa, vergognosa. E poi leggiamo sui social che i Juventini accerchiano l'arbitro, gli fanno cambiare decisione, gli mettono pressione. Mamma mia, quante cose vergognose che dobbiamo leggere. E poi la realtà è questa: la realtà è questo, un rigore netto, netto visto da 50 centimetri dal giudice di porta, un mani netto, netto, proprio braccia tese senza alcun motivo, perché non era un movimento congruo, non era un movimento normale, braccia tese come se stesse facendo un tuffo. Rigore netto. Adesso, solo perché un rigore all'ultimo secondo alla Juventus, si devono fare ovviamente le polemiche, si deve protestare. Dobbiamo assistere a quel vergognoso di Galliani che va in campo, che protesta. Non so neanche cosa sta accadendo, perché probabilmente le interviste, le dichiarazioni post partita stanno andando in corso adesso, ma io mi voglio concentrare su questo video per farlo subito dopo la partita, ancora a caldo, ancora con la voce che non c'è, ancora con le emozioni, ancora con la rabbia anche sfogata, ma non abbastanza per un secondo tempo buttato, un pareggio immeritato. Milan pessimo, Milan pessimo, come al solito, non è la prima partita, giocano solo a calci, giocano solo a calci. Non sanno giocare a calcio, infatti hanno fatto degli errori tecnici imbarazzanti. Purtroppo non possiamo recriminare troppo, non possiamo criticarli troppo su questo, perché di errori tecnici ne abbiamo fatti tantissimi, tantissimi anche noi. E per questo la rabbia, perché abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, bravissimi praticamente tutti. Poi una distrazione, mi facevano notare gli amici del gruppo Telegram, Luca e Federico. Yap, mi avete visto in qualche altro video con loro, che probabilmente era un errore di posizionamento di Bonucci sul contropiede che poi ha portato al gol di Bacca nel primo tempo. Non l'ho notato tanto, penso che Bonucci non avesse fatto tanto male a fare quell'anticipo, però di fatto poi campo aperto, Barzagli non ce la può fare a inseguire De Olofeu, e quindi è gol, gol ovviamente irregolare perché c'era fuorigioco, seppur millimetrico, di Bacca, ma ovviamente non succederà nulla rispetto a questo, anche perché è normale che il guardalinee fosse posizionato così male, tipo 10 metri dietro rispetto alla linea appunto della difesa, però va bene, le linee si sa, le traccia sul campo il geometra Galliani, e quindi evidentemente il guardalinee in buona fede avrà pensato che dove stava lui era la posizione giusta. Tra l'altro, un gol irregolare avvenuto dopo un rigore sacrosanto immenso negato da Massa su Dybala. Massa che era a 2 metri, non si sa come abbia fatto a non vedere Zapata che aggancia il piede di Dybala, una cosa assurda. Non dà il vantaggio, perché questo poi è stato appurato che Massa non ha dato il vantaggio per il tiro di piazza successivo, ma proprio non ha visto il tocco, non ha visto il fallo, per lui non c'era niente. Quindi un rigore sacrosanto negato, ma ovviamente noi possiamo parlare di una vittoria sul campo. Se non avessimo vinto, avremmo parlato di un pareggio sul campo. Fino a un certo punto, anche meritato da un punto di vista della nostra voglia di dare sempre il massimo, perché non era meritato quanto ai numeri, in quanto abbiamo fatto tipo 20 tiri in porta, abbiamo sicuramente stradominato. Però per il fatto che non abbiamo dato il massimo da un punto di vista tecnico, io da tifoso sarei stato il primo a dire il pareggio giusto, se fosse stato un pareggio.
Ma in ogni caso, pareggio vittoria, non parliamo di arbitro. Mai, non l'abbiamo mai fatto, non lo stiamo mai facendo, mai. In una stagione dove ci hanno negato quasi 10 rigori, dove abbiamo visto la sconfitta a San Siro anche per colpa di un gol ingiustamente annullato, a Pjanic su punizione, proprio contro questo Milan, che poi ha il coraggio di parlare. Però che schifo quei ragazzini. Ma anche i non ragazzini, ancora peggio del Milan, parlo dei giocatori che accerchiano il giudice di porta, che accerchiano l'arbitro, ogni decisione. Hanno finito in 10, ma avrebbero dovuto finire con qualche altra espulsione. Falli assurdi, De Olofeo, due simulazioni, viene ammonito per una sola. Simulazioni vergognose. Cioè, veramente c'è da scaldarsi perché non si può. Non si può, non si poteva assolutamente regalare neanche mezzo punto qualora fosse stato assegnabile ad un Milan così vergognoso. Una squadra da salvezza, a mio avviso, veramente per come ha giocato con noi, una squadra da salvezza, altro che Europa. Giocano a calci, giocano a calci. Probabilmente devo anche un po' calmarmi. Se mi seguite sul mio canale, anzi, approfitto per ricordarvi di iscrivervi se volete. Non mi avete mai visto così. Però questa è proprio la partita in cui bisogna stare così. E, ripeto, un primo tempo bellissimo, macchiato da quel gol, poi nel secondo tempo male, praticamente tutti. Non voglio nominare nessuno, perché tra questi dovrei nominare anche Paulo Dybala, al quale però devo fare un immenso applauso per il rigore che ha segnato alla fine. Perché non è da tutti. Non è da tutti in una situazione del genere segnare un rigore decisivo e si è riscattato Paolino dal rigore di Doha anche, dal gol del pareggio contro la Fiorentina anche, dal gol della vittoria a Doha nei supplementari anche, da tante cose. Si è riscattato Paolino stasera con questa 31esima vittoria consecutiva allo Juventus Stadium, con questi altri 3 punti che facciamo paura a tutti, facciamo paura a tutti. Lo possiamo dire che facciamo paura a tutti. L'importante è che non ci spaventiamo noi, di noi stessi, che non ci spaventiamo noi da soli, no, che non ci spaventiamo di quello che non facciamo, ma che possiamo fare. Dobbiamo sempre ricordarci quello che possiamo fare, lo dobbiamo fare, perché siamo la Juve, fino alla fine, sempre. E allora partite così vanno chiuse. Questi li dovevamo asfaltare 4-0, 3-0, un punteggio netto, anche un 2-0 poteva andare bene, perché magari poi giochicchiavi, ti gestivi le energie in vista del Porto, perché attenzione, con il Porto non abbiamo vinto. Abbiamo vinto solo metà partita, metà del turno. C'è il ritorno dobbiamo vincere. Non andrebbe bene, non andrebbe bene perdere come ha fatto la Roma col Villarreal per poi calare a picco nelle partite successive. Dobbiamo vincere col Porto, vincere e qualificarci ai quarti di Champions. Qualificarci da primi in classifica con almeno 8 punti sulla seconda, perché dobbiamo ancora vedere cosa farà la Roma in questo turno di campionato. Indipendentemente dall'avversario, non ci interessa. Dobbiamo ancora vedere cosa farà, ma noi intanto è venerdì sera e sappiamo che siamo a più 11 virtualmente, almeno a più 8 ancora, e possiamo accedere ai quarti di finale di Champions. Questa è la Juve. Tutte le chiacchiere che adesso farete, la Juve vince con un rigore all'ultimo secondo e quindi è vietato dal regolamento concedere un rigore all'ultimo secondo. Per voi sì, è vietato alla Juventus, per voi sì, perché il regolamento non lo leggete, perché magari leggete i giornalai su Twitter e sulle varie testate che non fanno altro che infangare la Juve, che si permettono di dire che Agnelli incontrava i mafiosi, salvo poi non pubblicare le smentite dei diretti interessati e della federazione. Quelli che ci hanno fatto la testa piena di calciopoli, che non è mai esistita. Juve retrocessa in B senza aver commesso mai nessun illecito sportivo, e hanno forgiato generazioni di tifosi o presunti tali di tante squadre che adesso non fanno altro che dire calciopoli, calciopoli, la Juve ruba senza sapere nulla. Non sapete quanti commenti ricevo sotto i miei video di tifosi di altre squadre che non hanno neanche il coraggio di dire io tifo per, ma che cominciano a dire io sono contro la Juve e cominciano a dire voi rubate, avete rubato, c'è quell'episodio del 77, l'episodio del 93, ne tirano fuori di tutti i tipi.
Senza ricordare che gli arbitri sbagliano tutte le giornate di campionato, tutte le stagioni, a favore e contro tutti, fondamentalmente, ma non sempre, non sempre. Vabbè, probabilmente adesso sto divagando, però è questo, la Juve è questo, è questa adrenalina certe volte. Fino a 2 minuti prima della fine della partita ero incazzato, scusatemi, ero veramente nero, furente, perché non si poteva buttare una partita del genere. Poi magari approfondirò anche con qualche pensiero tecnico, magari mente più fredda, lo potrete leggere su Twitter se mi seguirete su Twitter Simone Avsim. Magari anche su qualche errore che ha commesso Allegri nella gestione di questa partita, sugli errori dei singoli, su chi avrebbe potuto giocare o chi avrebbe potuto giocare meglio, però per il momento non ho questi pensieri, non ho questa analisi, non ce l'ho. Vi saluto così. Mi scuso, con i tifosi milanisti buoni, perché ce ne sono, ne conosco uno in particolare, è Tantalman. Il mio amico Ivan, vi ricordo, vi invito a seguirlo su YouTube, perché se siete capitati qui e magari siete tifosi del Milan, sappiate che lui è un ottimo tifoso del Milan, che ha un ottimo canale YouTube, quindi lo potete seguire e vi invito a farlo, al di là adesso della partita, di come è andata e dell'atteggiamento dei calciatori del Milan. Vi invito anche a iscrivervi al mio canale e ho già detto di Twitter. Per quanto riguarda Facebook, mi potete seguire sulla mia pagina Simone Avsim Juve. Vi saluto così. Che goduria, ragazzi, che goduria. Sempre forza Juve!